Il buongiorno dei napoletani è sempre accompagnato da un caffè e per celebrare questo legame imprescindibile tra la città e la sua bevanda, il Comune di Napoli propone una 2 giorni, il 7 e l'8 maggio, dedicata al caffè con la manifestazione Nubellu Caffè, in programma al Maschio Angioino. Un legame che è celebrato e raccontato da sempre anche dalla musica, dal teatro, dalla letteratura. L'idea della manifestazione è nata da un ordine del giorno proposto dalla vicepresidente del Consiglio Comunale, Flavia Sorrentino, e approvato all'unanimità, con cui si chiedeva di istituire la giornata del caffè in città. Ascoltiamo l'assessora al turismo Teresa Armato. Questa bellissima iniziativa nasce da un ordine del giorno, da un'idea che è venuta al Consiglio Comunale, che ha approvato all'unanimità una richiesta che faceva la vicepresidente del Consiglio Flavia Sorrentino di istituire la giornata del caffè nella nostra città. Che era una piccola grande idea, perché il caffè è effettivamente l'emblema della città, insieme con la pizza e con pochi altri alimenti, è proprio la caratterizzazione maggiore dal punto di vista enogastronomico della nostra città. Al Maschio Angioino napoletani e turisti potranno partecipare a incontri che spiegheranno il caffè, le sue varianti e come si è arrivati al rito del caffè. Potranno partecipare a workshop a cui si affiancheranno momenti di assaggio, competizioni e contest, un'iniziativa che si pone come importante passaggio per proseguire nel percorso di riconoscimento del caffè come patrimonio UNESCO. Ascoltiamo lo scrittore Maurizio De Giovanni. Personalmente ho grossi problemi quando vado via da Napoli a prendere il caffè, perché il caffè è un sapore collegato alla nostra tradizione culturale. Abbiamo dei maestri, abbiamo un caffè speciale, soprattutto il livello medio è talmente alto che chi dovesse non fare il caffè buono chiude in pochi giorni, quindi abbiamo una garanzia implicita di valore della nostra produzione. Il caffè credo che sia importante il riconoscimento da parte del comune di un sapore del genere come parte identitaria della nostra tradizione culturale.